Sai qual è il miglior alleato del tuo allenamento per diventare un ciclista più completo? Scopriamolo dopo la sigla. Il miglior alleato per diventare un ciclista più completo è sicuramente il core training, ovvero l'allenamento della parte addominale, del corsetto toraco-lombare. E in questo Bike Italia Talks andremo a vedere come allenarlo e soprattutto perché allenarlo. Io sono un grande fautore del core training. Purtroppo moltissimi ciclisti sono convinti, hanno questa idea abbastanza old school, che core training significhi allenare gli addominali. Partiamo da questa considerazione. Tutto quello che sappiamo, con cui siamo stati cresciuti sugli addominali, è sbagliato. Anche all'università, io che ho una laurea in scienze motorie, mi viene insegnato che il retto dell'addome è un flessore di colonna. I lombari sono degli estensori di colonna e quindi via a fare crunch, sit-up o Superman. Ma è stato visto in numerosissimi studi, tra cui quelli del professor Stuart McGill in America, hanno dimostrato che il core non si attiva come una serie di muscoli, bensì come tanti muscoli che lavorano come un sol muscolo. Per esempio, quando faccio questo movimento, il primo muscolo che si accende, che si attiva, non è il deltoide, è il trasverso dell'addome. Perché questo? Perché esiste una legge fisiologica che si chiama legge di Yanda, che dice che il nostro corpo prima stabilizza le articolazioni e poi le muove. In bicicletta, quando la gamba destra va in fase di spinta, è il core sinistro che si attiva per mantenere stabile il bacino. Ovviamente, quando la gamba sinistra va in fase di spinta, sarà la parte destra del core ad attivarsi. E come si attiva il core? Prima si attiva il trasverso dell'addome, che è un muscolo profondo. Poi, di riflesso, si attiva il multifido, che fa attivare il retto dell'addome, che fa attivare i lombari, che fa attivare gli obliqui. Quindi abbiamo una cascata di attivazioni muscolari conseguenziali che producono la stabilizzazione. E noi questo dobbiamo andare a allenare, perché è stato visto da alcuni studi che un ritardo nell'attivazione del trasverso dell'addome quando la gamba è in fase di spinta è estremamente correlato ai problemi in bicicletta. Quindi, perché e come devi allenare il core? E perché è il miglior alleato del tuo allenamento per diventare un ciclista più forte, un ciclista migliore? In primis, allenare il core ha una grandissima influenza sulla riduzione del mal di schiena. Perché questo? Perché, come abbiamo appena visto, quando io spingo con la gamba destra, il trasverso dell'addome si deve attivare per stabilizzare la colonna. Un ritardo in questa coattivazione lascia la colonna lombare molto instabile e via via, questo ripetuto per 90-100 volte al minuto, produce un sovraccarico. Quello che noi dobbiamo allenare quindi, la prima cosa, è la cascata di attivazioni neuromuscolari del core e per farlo dobbiamo utilizzare in primis dell'allenamento isometrico, allenamento isometrico che produce una capacità di stabilizzazione di tutto il core sulla colonna lombare, per cui via libera ai plank laterali, all'ollo, a tutti quegli esercizi che permettono di stabilizzare in maniera globale la colonna. Il secondo motivo per cui il core training è il miglior alleato del ciclista è perché permette di spingere di più sul pedale. Se il tuo obiettivo è quello di aumentare i watt, e nel caso ti consiglio di andare a vedere il nostro video dedicato all'aumento dei watt, allora, diventare più stabile in sella è sicuramente il tuo obiettivo. Quando noi spingiamo con la gamba destra, il bacino, che molti ciclisti credono sia un blocco di marmo, ma non lo è, ruota verso avanti. Ovviamente l'emibacino sinistro ruota indietro. I muscoli del core evitano che questo movimento sia eccessivo.
Allo stesso modo, quando la gamba, prendiamo la gamba destra, passa al punto morto inferiore, il bacino, l'emibacino destro, segue la gamba. Questo perché? Perché l'ischio crurale, che è il muscolo posteriore alla coscia, origina dalle tuberosità ischiatiche, quindi estendendo il ginocchio questo tira verso il basso, e il core ha l'obiettivo di evitare che collassi e quindi che si sia una dispersione di energia. Noi abbiamo preso dei 8 ciclisti che avevano mal di schiena e li abbiamo sottoposti prima a un test sotto sforzo a cedimento. Gli abbiamo fornito un programma di allenamento di 8 settimane con 2 allenamenti a settimana del core. Dopo 8 settimane li abbiamo ritestati e tutti avevano mostrato un aumento dei watt sotto sforzo. Perché? Perché erano diventati più stabili. Il terzo motivo per cui il core training è il miglior alleato del ciclista e devi assolutamente integrarlo nel tuo piano di allenamento è perché un core allenato riduce la fatica. Questo perché durante le pedalate molto lunghe o molto intense, magari con tanto dislivello, subentra quella che si chiama fatica di tipo centrale, cioè il sistema nervoso inizia a faticarsi e non attiva in maniera ottimale i muscoli delle gambe. Quindi cosa fa il nostro corpo? Perché al nostro corpo non gliene frega niente, seriamente, non gliene frega niente di essere di fare il gesto che sia bello, che sia ottimale. A lui interessa eseguire quel gesto. Per cui se io devo spingere, perché magari ho tanto dislivello ma le gambe sono stanche, il mio corpo inizierà a usare i lombari come muscoli propulsori, quindi inizierò ad accompagnare il movimento di pedalata basculando in questo modo. Ma i muscoli lombari non sono pensati per spingere, sono dei muscoli stabilizzatori. E quindi cosa succede? Che in termine tecnico si incazzano, cioè si affaticano e producono problemi, dolori, affaticamento, e quindi è molto legato al mal di schiena. Noi di Bike Italia ci occupiamo di visite biomeccaniche e molto spesso i clienti si rivolgono a noi per mal di schiena solo in uscite lunghe o con molto dislivello. Questo avviene appunto perché siamo andati a utilizzare i muscoli lombari come propulsori anziché come stabilizzatori. Per cui il core training insegna al nostro corpo a essere più stabile e questo allontana il momento in cui i lombari vengono innescati come propulsori. E quindi andiamo a ridurre la fatica. Il quarto motivo per cui il core training è il tuo miglior alleato per diventare un ciclista più globale è che migliora l'appoggio in sella. Sia che tu soffra di problemi di appoggio in sella oppure tu sulla sella stia benissimo, il fatto di attivare correttamente i muscoli del core evita i movimenti che magari possono essere anche impercettibili sulla sella. Oltre a questo, fa sì che se io contraggo correttamente il core, vado a contrarre anche i muscoli del pavimento pelvico, che sono i muscoli profondi che si trovano fra l'ano e i genitali, quindi quei muscoli profondi che mantengono in posizione gli organi. E quindi, per esempio, questa è la tecnica che si usa nel Pilates, quindi che si vanno a attivare coscientemente questo tipo di muscolatura, si va a migliorare la tenuta di tutta la zona in appoggio alla sella. Per cui allenare il core permette di essere più stabile in sella, riduce i movimenti magari in avanti e indietro sulla sella, aumenta l'attivazione del pavimento pelvico e questo riduce, per esempio, l'insorgenza di problemi come addormentamenti o fastidi genitali. Infine, il quinto motivo per cui l'allenamento del core, il core training, è il tuo miglior alleato è perché è un allenamento divertente, semplice e variegato. Non servono attrezzi, non serve andare in palestra, non servono spazi eccessivi, basta una cosa che hai già, il tuo corpo. Allenare il core è estremamente semplice, con 3 sedute da 20 minuti, quindi un'ora a settimana, basterebbe semplicemente questo per ottenere dei risultati visibili già dopo il primo mese. Quindi il core training è semplice, facile da applicare e lo puoi fare ovunque, anche a casa.
Consiglio di partire con prima degli esercizi isometrici, quindi degli esercizi che ti permettono di rafforzare l'intera struttura del torchio addominale, quindi plank, plank sui gomiti, plank laterale, eccetera, eccetera. Dopodiché passare ad esercizi più dinamici in ottica antirotazionale, cioè in ottica di ridurre i movimenti del bacino quando le gambe si muovono. E in questo caso puoi prendere per esempio un peso, una cassa d'acqua, un sacchetto pieno di spesa oppure una kettlebell e fare quelli che vengono chiamati i carry. I carry cosa sono? Prendi una kettlebell, la impugni e cammini mantenendo la schiena dritta. In questo modo tu stai muovendo le gambe, i muscoli dell'addome, soprattutto gli obliqui, devono mantenere la schiena dritta per evitare che collassi dalla parte del peso. Il carry si può fare in due modi: asimmetrico, quindi con una sola kettlebell in una mano, fai per esempio 30 secondi fino a un minuto di camminata e ovviamente ripeti dall'altra parte, oppure il farmer carry, che è due kettlebell nelle due mani, come portare due borse della spesa e cammino avanti e indietro. Poi ci sono tantissime variazioni. Se impugni in questo modo la kettlebell e cammini, lavori tantissimo sulla parte del lombare. Se porti una kettlebell in questo modo e una kettlebell in questo modo, stai allenando tantissimo anche la coordinazione tra i muscoli della spalla e i muscoli del core, che è fondamentale in bicicletta. Ci sono tantissime soluzioni, tantissime situazioni che puoi utilizzare per allenare il core e diventare più forte, più stabile, ridurre la fatica, spingere di più sui pedali e migliorare il tuo appoggio in sella. Ora, se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al nostro canale, così potrai seguire i prossimi video, sarai sempre aggiornato sui prossimi Bike Italia Talks. Io ti do l'appuntamento al prossimo video. Prima, qui sotto trovi un video sull'allenamento della forza, qui invece trovi un link al nostro corso Diventa un ciclista più forte, dove andiamo ad allenare veramente la forza, e qui invece ti metto il link e il pulsante per iscriverti al nostro canale. Detto questo, ti ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo Bike Italia Talks.